Benvenuti amici di TecnoAndroid, benvenuti in questa caldissima giornata di luglio alla video recensione di Samsung Galaxy Tab A, il dispositivo lanciato qualche mese fa da Samsung che per la prima volta ha prodotto un tablet in formato 4 terzi, quindi più squadrato per quanto concerne ovviamente il display rispetto agli altri dispositivi che siamo abituati a vedere dall'azienda sudcoreana. Anzi, io a colpo d'occhio direi che assomiglia a un prodotto forse del più grande nemico di Samsung, lascio voi indovinare quale. Tutto sommato, proprio le dimensioni e il modo in cui è strutturato, devo ammettere che hanno reso questo prodotto molto molto utile, soprattutto in mobilità, anche grazie alla presenza integrata di un modulo LTE. Non ci resta quindi che testarlo approfonditamente. Andiamo a vedere la recensione completa. Amici, pronti a recensire Samsung Galaxy Tab A. Noi abbiamo la versione LTE di questo tablet che è comunque disponibile anche solo in versione Wi-Fi. Andiamo subito a dare un'occhiata all'estetica di questo terminale che ha dimensioni di 242,5 mm di altezza, 166,8 di larghezza e 7,5 di mm di spessore. Un peso complessivo di 450 grammi circa, che non sono tantissimi considerata comunque la mole del dispositivo e il display da 9,7 pollici. Sul posteriore del dispositivo abbiamo il logo Samsung, adesivo che ho dimenticato di togliere, fotocamera da 5 megapixel senza flash LED, ma che se la cava abbastanza bene se le condizioni di luminosità sono ovviamente favorevoli. I video vengono girati in risoluzione massima HD a 30 frame per secondo e le fotografie, anche le macro, vengono abbastanza bene purché appunto le condizioni di luminosità siano a favore. Qui ci sono sia in alto che in basso due ganci ai quali poi viene agganciata una cover che Samsung ha studiato appositamente per il Samsung Galaxy Tab A. Parte posteriore destra, lato posteriore destro, abbiamo tasto accensione e spegnimento, bilancieri del volume, microfono, ingresso per la micro SD e ingresso per la micro SIM, perché vi ho già detto noi abbiamo la versione LTE. Parte inferiore c'è l'ingresso micro USB per la carica della batteria, per la connessione al computer e anche per la connettività OTG, quindi per poter attaccare chiavette o hard disk esterni. Ingresso per le cuffie, jack audio da 3,5, due speaker di sistema che garantiscono una riproduzione audio stereo dalla qualità decisamente buona per essere comunque un tablet e il volume è anche abbastanza alto. Lato sinistro completamente pulito, idem la parte superiore. Parte frontale abbiamo qui ovviamente la fotocamera da 2 megapixel frontale, anche questa discreta come qualità, purché le condizioni di luminosità siano comunque a favore. Sensore di prossimità luminosità, non c'è il LED RGB per le notifiche, logo Samsung. In basso abbiamo l'unico tasto fisico, quello per il tasto home, i due tasti soft touch non retroilluminati per tornare indietro e per visualizzare le applicazioni in background. A fare da padrone, protetto da Gorilla Glass, c'è il display che forse è la nota più dolente di questo terminale. Parliamo di un display TFT con risoluzione 768x1024, quindi una risoluzione che su 9,7 pollici garantisce una densità di appena 160 dpi, quindi una qualità veramente non propriamente ottimale considerando la tipologia di tablet che ci stiamo prestando ad esaminare. Peccato però, considerando che il costo complessivo è di circa 300 euro del tablet con tutte le sue feature e le sue caratteristiche, probabilmente un display di qualità superiore avrebbe di molto aumentato il prezzo, almeno di 100-150 euro a mio avviso. Quindi se si è disposti a scendere a compromessi, questa è l'unica nota negativa del tablet, che per il resto ha prestazioni realmente ottimali. Il rapporto, avevo già accennato, primo tablet di Samsung con rapporto 4 terzi, il tasto è posizionato qui sotto, il tasto più il tipo di rapporto, quindi più squadrato rispetto agli altri tablet, lo rendono secondo me un tablet veramente ottimo per l'utilizzo in mobilità, perché comunque è comodo poterci anche scorrere le pagine web. Io comunque preferisco questo tipo di formato, mi piace veramente molto, peccato per la risoluzione. Oltre il vetro del Gorilla Glass abbiamo tutto policarbonato, prevale il policarbonato come materiale, l'unica parte metallica è la cornice, ve lo giro così almeno si vede meglio, che
circonda la cornice metallica che circonda completamente il display. Andiamo a parlare di hardware. Il processore è uno Snapdragon 410 quad core 64 bit 1,2 GHz. 2 GB di RAM supportano bene tutte le operazioni del processore. Non ho mai notato particolari impuntamenti, magari un po' di tempo per aprire determinate applicazioni, però il sistema gira abbastanza bene. 16 GB di memoria interna, espandibili sino a 128 con la micro SD, come avevo fatto vedere, e per quanto riguarda la GPU, abbiamo la scheda grafica integrata all'interno dello Snapdragon 410, ovvero l'Adreno 306. Scusate, ogni tanto dimentico qualche nome perché sono veramente tanti. Adreno 306 che gira a 400 MHz massimi, una scheda grafica comunque tutto sommato abbastanza buona. Poi vedremo le prestazioni di gioco. La batteria non estraibile perché la scocca ovviamente non è rimovibile, è da 6000 mAh, garantisce con un uso comunque medio, quindi vuol dire non come telefono principale, bensì proprio come tablet per navigare in internet, qualche video, magari un po' di navigazione satellitare, eccetera. Un paio di giorni di utilizzo si riescono a coprire tranquillamente, però per i più smanettoni c'è la possibilità di usufruire, eccoci, di un doppio tipo di risparmio energetico, quello semplice che limita le prestazioni della CPU e addirittura quello avanzato che trasformerà il telefono, il tablet, perdonatemi, veramente a un dispositivo scarno che seguirà solo le funzioni di base e addirittura praticamente offrirà un tema soltanto in scala di grigi, con poche icone, veramente da utilizzare in casi estremi, solamente nel caso in cui aveste problemi a coprire le qualche ora, qualche momento in cui non potete caricare il dispositivo, ma vi serve assolutamente utilizzarlo, magari per comunicare in situazioni estreme. Il sistema operativo, già che siamo nelle impostazioni, è Lollipop 5.2.0. Io sono di base un po' scettica con Lollipop, però devo ammettere che qui è ottimizzato veramente bene. Mai avuto impuntamenti di qualche genere, non si è mai bloccato il touch, non ho mai avuto problemi. Se un appunto posso fare sul touch, non è sul touch in sé per sé, bensì sul trattamento oleofobico molto parsimonioso che c'è stato su questo tablet, perché innanzitutto, nonostante io l'abbia pulito prima di fare la video recensione, si è già risporcato, ma in condizioni di mani un po' più umide, magari semplicemente dovuto al caldo, è veramente complicato far scivolare con semplicità le dita sopra il display del tablet. Veramente peccato, perché comunque è una costruzione molto robusta, è un tablet piacevole da tenere in mano, ma questo piccolo difetto, comunque risolvibile con una pellicola, può risultare molto molto fastidioso. Andando a vedere le feature di questo sistema operativo che gira sotto, abbiamo detto Android Lollipop 5.0.2, 5.0.2, sì, scusatemi, il tablet. La user interface e la touch width di Samsung ottimizzata per Lollipop, e come feature molto interessante, così come sul Galaxy S6, abbiamo anche qui la possibilità del multischermo o delle app in formato pop-up. Andiamo a vedere un attimo il multischermo innanzitutto. Allora, facciamo così, apro due applicazioni. Vi faccio vedere, ok. Vado a riprendere da qui, dal tasto per visualizzare le applicazioni in background, una di quelle che mi interessa. Forse è inutile aprirne due, ma va bene comunque. Clicco sull'altra ed ecco che ho la possibilità, siccome questa è un'email, serve la tastiera, ho la possibilità di vederle contemporaneamente in multischermo, gestire le dimensioni che voglio assegnare senza alcun problema. La stessa cosa posso andarla a fare anche tenendo premuto il tasto delle applicazioni in background, scegliendo semplicemente quelle che mi interessa gestire in multischermo, ed ecco che posso senza problemi avere anche qui la possibilità di sfruttare questa possibilità. Andando a vedere invece quello che riguarda le applicazioni in pop-up, cliccando su un angolo dello schermo, cerchiamo di riuscirci perché purtroppo è sempre qua, ecco qua, il problema che scivola male il dito, ok. Io ho la possibilità di avere la mia applicazione come fosse una finestra, la posso gestire come meglio ritengo opportuno, ingrandirla, ridurla, addirittura farla diventare, scusate, trascinare la finestra, ecco qua,
Ok, addirittura farla diventare un'icona, scusatemi, che posso spostare a piacimento nello schermo e richiamare quando mi tornerà utile. Ovviamente non lo faccio soltanto con un'applicazione. Ho la possibilità e ho serie difficoltà perché ho aperto l'applicazione purtroppo delle email che mi darà sempre la tastiera e quindi ho serie difficoltà a gestirla. Ok, posso farlo anche con altre applicazioni contemporaneamente. Tutte quante posso gestire sia le dimensioni, sia posso decidere di farle diventare delle icone, di richiamare quando più mi sarà comodo e posso poi semplicemente uscire premendo il tasto indietro. Questa è una feature molto molto interessante di questo tablet. In più troviamo preinstallata sempre sul tablet le applicazioni Microsoft, la suite Office. Preregistrandovi in forma assolutamente gratuita, altrimenti non si possono modificare i documenti. Io infatti mi sono registrata, ho la possibilità di visualizzare, creare, modificare i documenti a piacimento, salvarli e condividerli. Proviamo già che ci siamo anche la tastiera, che non dà alcun problema, è la classica tastiera Samsung. Cerco di farvi vedere alla meglio. Io intanto mentre batto guardo anche l'anteprima video, quindi scusatemi se sposto un po' male il tablet. Comunque anche pigiando tasti senza una logica la tastiera non si impunta mai, è molto molto fluida. L'unico problema purtroppo è proprio lo scarso trattamento oleofobico che è stato applicato al dispositivo, al display del dispositivo. Come avete visto, come feature installate, abbiamo la possibilità del multi-schermo e delle applicazioni pop-up e come applicazioni preinstallate, finalmente delle applicazioni effettivamente utili, ovvero la suite Office. Troviamo anche Side Sync, che è un nuovo metodo lanciato da Samsung per poter condividere lo schermo di computer oppure di altri smartphone della serie Galaxy. Io l'ho testato con un Galaxy Note 3, è stato veramente semplice configurare e far comunicare tablet e smartphone e poi mi è apparsa qui in formato pop-up una finestra che riproduceva fedelmente il mio smartphone che potevo direttamente gestire dal tablet, persino effettuare una telefonata. Veramente una cosa molto molto interessante. E comunque quantomeno molto divertente. Andando a dare un'occhiata alla navigazione web, il browser stock offerto da Samsung c'è sempre ed è questo qui, però è anche installato di default Chrome. Credo di aver già richiesto ok il sito desktop. Come vedete lo scarico dei dati, noi siamo in wifi però abbastanza distanti dal modem, considerate che l'abitazione è su due piani, lo scarico dei dati comunque è abbastanza veloce, anche quando non è completo io posso scorrere senza alcun problema, qualche piccolo impuntamento però niente di che, posso zoomare, pinch in, pinch out senza problemi, non dà alcun blocco la navigazione internet senza problemi. La stessa cosa vale anche quando si è sotto copertura rete LTE o HSDPA. Anzi, qui c'è da fare una nota molto positiva perché la ricezione è veramente ottima, anche in mezzo alla boscaglia qui vicino dove normalmente il mio Note 3 va in Edge, sono riuscita a navigare in HSDPA, addirittura a visualizzare un video su YouTube. Veramente un encomio alla ricezione di questo dispositivo, funziona molto molto bene. Come connettività, oltre al wifi e al modulo LTE, abbiamo ovviamente anche il Bluetooth 4.1 connesso senza alcun problema con altri dispositivi, con la macchina, mai un blocco, e i satelliti GPS supportati da due sistemi satellitari, GLONASS e Beidou, quindi molto molto completo. Con le mappe di Google non ho rilevato particolari impuntamenti. Per quanto concerne poi i sensori, purtroppo la suite di sensori è abbastanza scarna, abbiamo solo prossimità, luminosità e l'accelerometro, per il resto non c'è altro. Assente peraltro nella connettività, ho dimenticato anche l'NFC. La scheda grafica di questo dispositivo si comporta molto bene, ora proviamo il solito gioco che è Dead Trigger, così vi faccio anche vedere la qualità audio. Faccio sentire più che vedere. L'audio si sente abbastanza bene, la restituisce una qualità stereo che comunque è tutto sommato buona considerando che si tratta di un tablet. Potete vedere, il dispositivo non si impunta.
senza alcun problema. Io fra pochissimo già lo so che morirò, però quello che mi interessa è farvi vedere come comunque, nonostante io cerchi di farlo impazzire, rimanga tutto sommato un dispositivo molto molto fluido, senza alcun tipo di problema. Ok, ho finito di perdere la dignità per il momento, però quello che realmente mi interessa è farvi vedere come il dispositivo gira. Lo chiudiamo dalle app in background, facciamo prima. Per quanto concerne poi l'audio anche in conversazione con viva voce, nessun problema, anche se ammetto di aver utilizzato pressoché sempre, per lo più sempre le cuffie, perché comunque comunicare con un tablet e con viva voce si perde un po' la privacy, però anche nel momento in cui l'ho utilizzato, nessun problema. Leggermente più basso per quanto riguarda le notifiche, però anche qui non ci sono gravi problematiche per riuscire a sentire il dispositivo quando squilla. Per quanto riguarda poi il consiglio degli acquisti, la scelta finale, io consiglio questo tablet. Vi spiego perché. Il prezzo è abbastanza contenuto, dando un'occhiata alle altre soluzioni sul mercato. Ce ne sono con hardware simili, questo è vero, però o manca il modulo LTE o il processore non è così performante, 64 bit quad core a 1,2 GHz, che non sono tantissimi, però per un tablet proposto a 300 euro vanno più che bene. Il display è ampio da 10 pollici, purtroppo c'è il neo della risoluzione, però se si riesce a scendere da quel punto di vista a compromessi, il dispositivo è veramente completo. È anche buona la fotocamera, sempre rapportandola al fatto che si tratti di un tablet. È veramente un dispositivo molto completo, peraltro esteticamente molto interessante e molto bello il rapporto 4 terzi e il posizionamento del tasto qui sotto. Secondo me è un tablet di facile utilizzo in mobilità. Certo, pretendere di utilizzarlo con una mano è impossibile se non esagerato, perché parliamo di 10 pollici, però la possibilità di avere il tasto qui, di gestirlo così e non così, che è una posizione un po' innaturale, secondo me è veramente molto molto interessante come possibilità. Il prezzo è tutto sommato contenuto, guardandosi intorno. Se si sceglie la versione solo wifi, ovviamente si riduce un po' il discorso dell'utilizzo in mobilità, però si risparmiano 50 euro. Ovviamente ognuno, in base ai propri utilizzi e alle proprie necessità, deve fare i suoi confronti. Ecco, facendo uno swipe verso destra, già che ci siamo, vi faccio vedere Briefing, che è l'applicazione, l'aggregatore di news più che altro offerto da Flipboard, è implementato da Samsung, che se viene correttamente, se è correttamente personalizzato secondo i propri gusti, è un aggregatore di news tutto sommato molto molto interessante. Ok, sorvolando su questo dettaglio, a mio avviso un dispositivo completo, batteria di buona durata, buoni materiali, ottimo hardware, ovviamente paragonato al tipo di prodotto e al prezzo. E tutto sommato, se si scende a paragoni col display, io mi sento sinceramente di consigliare questo tipo di prodotto. Perfetto, amici di Tecno Android, grazie per l'attenzione e ci vediamo alla prossima recensione. Ciao a tutti!